Beh, naturalmente andiamo a preparare una zuppa ai sapori di bosco, anche perché queste giornate fredde la zuppa ci sta proprio bene, ci sta proprio tutta. È vero. Allora, i sapori di bosco, che cosa significa? Cosa abbiamo messo in questa zuppa? Castagne, funghi, abbiamo qui un misto di funghi, abbiamo i porcini, abbiamo i galletti, abbiamo i champignon, poi il porro, quindi i tre elementi principali. Castagne, funghi e porro e l'immancabile sedano, cipolla e carota. Chi ci segue ha visto che uso sempre le cipolle rosse di Tropea perché sono indubbiamente le migliori, secondo le te, migliori. Per cucinare. E adesso noi cominciamo subito con un bel soffritto di sedano, cipolla e carota e poi andiamo a insaporire il resto delle verdure. E vi faccio notare che questa volta non ho preparato il consueto brodino vegetale. Perché? Perché tutto insieme certo, si insaporisce, scambiano i sapori, come diciamo però noi chef. Però anche questa volta, Antonello, la zuppa la cuciniamo nella pentola di coccio. Al solito, come al solito, il coccio che sicuramente esalta i sapori e dà proprio quel sapore genuino, casalingo, bene, che certamente l'alluminio un po' se lo perde. Va bene, vediamo Antonello a che punto sta. Allora, da Eccoci dove qua. Si comincia? Soffritto, noi abbiamo vero? Già pronto, eccolo qua, un bel soffritto che andiamo subito a mettere nell'olio bollente. Via! Quindi facciamo un bel soffritto con tutti gli odori, ho aggiunto insieme anche il porro. Andiamo. Quindi sedano, carota, cipolla, porro. E porro, e poi un pizzico di pepe che nella zuppa non guasta mai. Eccolo qua, sale quanto basta, naturalmente andiamo a far insaporire e poi adesso fra un po' aggiungeremo anche i funghi e le castagne. Va bene. Le castagne che, ve lo voglio dire, certo, io le ho già sbollentate perché, cioè, mica crude. Però vi voglio dare anche una possibilità. Se voi comprate le castagne secche, quelle che a Roma si chiamano le mosciarelle, no? Sì. Ecco, allora quelle lì rimesse a bagno a rinvenire per una notte diventano morbidissime poi. Ah, non c'è. Ecco, e si cuociono in quanto? Si cuociono, una volta che sono state a bagno tutta la notte, 30-40 minuti, sono belle cotte. Sono belle cotte, va bene. Allora, proseguo. Sostanzialmente una selvaggina. Non dimentichiamoci che con l'arco loro potevano andare. In realtà come un elemento della foresta, questo Robin Hood. Gli animali diventavano un po' dei compagni anche di questa clandestinità. Ecco, di questa torno vita. Un attimo in cucina. Allora, guarda, io ho già incorporato le castagne, guarda come sono morbide, ve le faccio vedere, guarda come si tagliano, che è una bellezza, sono morbide, eccole qua. E adesso andiamo a mettere ultimo, ma non ultimo, i funghi, il nostro misto. Allora, tu al soffritto hai aggiunto le castagne e il misto di funghi. E il misto di funghi, esatto. E adesso la parte liquida dov'è? La parte liquida esce, non ce n'è alcun bisogno, perché a fuoco lento le verdure piano piano rilasciano i loro liquidi di vegetazione, come li chiamiamo noi. Perfetto. Perché poi dopo, oddio, volendo si può anche aggiungere un po' di brodo, però secondo me viene troppo acquosa, poi dopo certo, bisogna mettere anche i crostini, questa roba qua. Certo, però in quindi effetti così è bella densa e molto saporita. A questo punto quanto la devi far andare? Almeno 30-40 minuti, abbiamo qui già la cottura che è un po' avanzata, ma non ce la faremo a vedere, no, il ovviamente piatto è finito e quindi io ve l'ho già preparato qua. Eccolo qui, potete divertirvi a decorare. Come da siamo nella foresta, quindi piatto di legno, rigorosamente piatto di legno. Bello, facciamo un grande applauso ad Antonello Riva. Grazie. Quindi 30-40 minuti, poi si serve così e basta. E poi si serve così, chi vuole può aggiungere, secondo me è un sacrilegio, però si può aggiungere una spolverata di parmigiano. O pecorino, forse meglio. Ci si può mettere anche un po' di lardo, sono tutte varianti, perché la cucina popolare vive di queste tradizioni, nel certo, senso chi ci può mettere una cosa, chi c'è. Guardate, nella cucina popolare delle regioni del territorio non c'è mai una ricetta uguale all'altra. Ognuno ha la sua variante. È vero.